Per noi è un viaggio sincero per ricostruire una parte importante delle nostre ragioni e rilanciare da qui la nostra sfida a un governo, quello di Salvini e Di Maio, che sta tradendo in particolare il Mezzogiorno. Lo sta tradendo anche con le scelte che sta facendo in queste settimane. Il decreto lavoro di Di Maio è il decreto disoccupazione, è un decreto contro il Sud, ridurrà gli investimenti in questo territorio e rischia di compromettere l'occupazione di migliaia di persone. E da qui noi lanciamo una sfida al governo: se c'è, vuol fare sul serio, prenda la proposta del Partito Democratico per l'avvio delle aree prioritarie dal punto di vista educativo nel paese, si lavori insieme sulle periferie a partire dalla lotta alla povertà educativa, lavoriamo in particolare per i ragazzi sotto i 18 anni, perché abbiano la possibilità di avere dei percorsi forti di cittadinanza, nei diritti, nei doveri. Ma ricostruire nel cambiamento è fondamentale. Ricostruire e costruire a partire da energie nuove che possono darci una mano, per me è essenziale. Io voglio che in particolare nel Mezzogiorno si aprano porte e finestre al protagonismo di tanti ragazzi e tante ragazze che possono darci una mano, hanno voglia di darci una mano e sono per noi il futuro. E penso che l'impegno di tutti debba essere legato in particolare al protagonismo di nuove energie, che a Napoli come in altre regioni, ma in realtà in tutto il paese, possono contribuire a fare il nuovo PD. Bisogna lavorare insieme, bisogna lavorare aperti e dobbiamo soprattutto chiedere una mano ai tanti che nell'associazionismo sociale in particolare fanno più politica, fanno tanta politica e fanno buona politica proprio attraverso iniziative come quelle che abbiamo l'occasione di vedere noi questa mattina. Voglio anche dire da qui però, in maniera molto, molto chiara, molto forte, che sono inaccettabili le semplificazioni a cui stiamo assistendo in questi minuti da parte del governo di Salvini e Di Maio in particolare, rispetto alla spirale di violenza razzista che sta purtroppo percorrendo il paese. Non vedere il grave rischio che stiamo correndo dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti è un clamoroso errore. E noi denunciamo questa miopia da parte del governo, denunciamo la miopia di Salvini, Di Maio e tutti quelli che rincorrono dichiarazioni a negare il problema. Attenzione che il problema c'è. C'è una spirale razzista, preoccupante, che va riconosciuta e va combattuta. E un governo che non riconosce il problema diventa complice.